adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. Buonasera, buonasera, ciao, buonasera, ciao Cronacoon, ciao Giù, ciao Socio, ciao Rab, ciao Alex, bentornato, bentornato. Come state? Tutto bene? Avete passato un buon sabato? Siete contenti? Siete felici? Siete tranquilli? Oh, ciao Rabbi il vecchio. Com'è? Tutto bene? Oggi le interferenze ci sono? Io non riesco veramente a capire quale sia il problema di questa caspiterina di interferenza. Ormai la risposta standard poteva essere meglio. Oh 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 la la. Oh 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 la la la. Da ra ra na 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 na. Ciao Medellino. Buonasera.
La cosa simpatica è che ogni volta che vedo le motte della patata che si indica la testa, lo faccio anche io nella realtà, però voi non mi potete vedere, quindi è un po' strano come cosa. Ma mi sto infognando, ma proprio tanto, con le host di Arcane. Mio Dio, troppo belle. Gnorab, cosa devi pensare su? Vivi alla giornata, un po' come fanno tante persone. È veramente una cosa super epica, veramente tantissimo. Ma tanto tanto. Tenetemi impegnato voi, va bene, va bene, va bene. Ci sono, sono qui. Stasera? Witto, giù. Oddio, ho paura quando giù mi scrive Witto. Dimmi, che succede? Si sente bassa la musica, alta l'interferenza, cosa, di, parla. Mi ho alzato un po' la musica, ma non so, boh. Silenzio fu. Comunque, mentre giù scrive il papiro che sta scrivendo, mi è passato di mente. Mentre giù scrive il suo papiro, ah, ho scaricato Rabbids Bandits. Ho redimato i giochi del Prime? No. Ciao Tap! Ma che ci fai a quest'ora? Un po' troppo presto. Non ho capito, ma quindi giù che cosa mi ha scritto? È uscito un nuovo trailer di Halo Infinite, lo vogliamo vedere? Il papiro di giù era sintetizzabile con Halo, eh sì. Journey to Savage Planet è proprio carino, lo devo ridimare. Poi a fine live me lo ricorderò, forse. Forse. Come non lo scarichi, rabbercoso? E passa il link giù, che tanto tu puoi. Del trailer. Perché non lo scarichi, rabbercoso? Scaricalo, please, che ci giochiamo. Di base saremmo in 4. Denise ci ha followato. Sì! Proprio così. Che palle che sei. E te lo dice Metello. E te lo sta dicendo Metello, che sei... è tanta roba. Ma non ci sono la domenica. Come non ci sei domenica? Che devi fare di domenica che tu c'hai il giorno libero? No, no, Rab. Tu stai con noi. Non accetto scusanti o impegni strani. Che vuol dire domenica sera no, come sempre? No, vabbè, ovviamente non ti teniamo fino alle mezzanotte. Scusami, a che ora devi andare a dormire domenica sera? Dai, Robino, io ti voglio con noi. Solita. Non hai orari soliti tu, Rab. Non li hai. Hai le 22, le 21. Poi ci sono giorni in cui, wow, non si sa come, nelle mezzanotte, l'una. Le 22, ok.
E vabbè, giochiamo dalle 20. No, dalle 20. Madonna, un'ora no. Vabbè, dai, facciamo un'ora, dai, dalle 21 alle 22. Stai zitto, tappo. Mettiti nell'angolino e fatti i fattacci tuoi. Gioca con noi. Vabbè, dai. Se deve andare alle 22 perché il giorno dopo deve lavorare, fa niente. Basta che non vi sballo cose. No, non ti preoccupi. Non te preoccupi. Allora, cattura finestra. Facciamo un Halo Infinite. Però poi voi vedete tutti i fattacci miei, quindi nope. Faremo così. E poi faremo così. Ah, continuo ad aprire la casella dell'email. Ecco qua. No, no, fermi tutti. Devo fare un po' di roba. Allora, voi dovreste vedere. Giusto? Oh! No! Ops! 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 No. Voi non dovete vedere. Come si fa a censurare... Ok, così. Ciao, Miki! Ciao! Ok, ora dovrebbe andare meglio. Bobine. Allora, vai, vediamoci sto coso. Humanity. This ring will be operational. The banished are planning to fire this ring. Ma in molti c'è? Not heroics. We protect humanity, whatever the cost. But this wasn't the mission. The missions change. They always do. You have one bullet against an entire army. It's enough. Una fantastica jeep. Something pushed back. You are not the future. Trying to kill you? It kind of seems like it. Molto figo, molto figo, molto figo. Sì. Certo, io non sono fan, quindi non posso giudicare in maniera... Però dai, carino. Giù piange. Il doppiatore inglese è lo stesso storico. A vedere da come l'ho usato nel multi, poco perché l'ho imitato lì. Secondo me il game changer del gioco sarà il rampino.
già impazzito, sì. Io mi immagino quando Joe si fidanzerà che la fidanzata avrà grossissimi problemi di com'è che si dice? Aspettate. Di non mi viene. Quando qualcuno ha dei sensi di inferiorità, non mi viene il termine. Oh, la mia testa non ce la può fare più. Per farla rinominare Cortana. No, no, non incontinenza. Babine, babine. Complesso di inferiorità. Grazie, Rocket. Nei confronti di Halo. Wittopatia? No. Di cosa, Witto? Di cosa? Scegli un mio Halo. Ok, ciao. Oddio. Giù. Giù. Ah, dici, magari se la trova anche lei. Magari la sceglie proprio perché lei è drogata di Halo. Può essere. Può essere. Allora, io chiudo qui, apro il PC Now e giochiamo un po' a Pillars. Ciao Wolframio, buonasera a te, bentornato. Vero, tipo... Vedi giù che sfoglia, che ne so, su quei siti di incontri. E fa, non è tra i preferiti Halo, via. Non è tra i preferiti Halo, via. E scarta. Scarta tutte quelle che non hanno Halo come descrizione. E poi niente, arriva quella che dice, sono una fan sfegatata di Halo. Come io che non mi trovo una che ha fatto i Dark Souls, no? Come minimo me li deve aver finiti tutti, Sekiro compreso, certo. Sì, sì, tipo... Com'è quell'applicazione? Com'è che si chiama quell'applicazione in cui tipo hai le foto delle varie persone iscritte all'app e gli puoi mettere un pollice in su o un pollice in giù in base a... Com'è che si chiamava? Tinder. Una roba simile. No, non Facebook. C'è bello. Allora, vai Pillars. Tutte? Meet qualcosa? No, forse Tinder o una roba del genere. Twitch è un sito di incontri? Nì. Twitch è sicuramente un ottimo mezzo per incontrare persone nuove, però secondo me non è minimamente... Cioè no. Sì, certo, ma a livello di amicizie e compagnia, certo, assolutamente, Twitch è fenomenale da questo punto di vista. Cioè, è molto molto interattivo rispetto a un YouTube. E a proposito di questo, vogliamo chiacchierare un po' in merito a questa... Aspettate. Ecco, ho chiuso Firefox e il volume è diminuito drasticamente di Pillars. Molto bene. Voi però non vedete niente, però forse se facessi così... Ok. Cioè, vi ricordate che all'università vi dissi di aver incontrato una persona che fa YouTube?
E no, scusami, tappo, scusami. E si è parlato, ci siamo insomma parlati, abbiamo chiacchierato e no, non ricordi, Crona? Vabbè, comunque abbiamo chiacchierato e tipo lui mi fa: ma senti, tu streammi, secondo te, no, anzi gli dico, ma perché non passi il mondo di Twitch? E lui mi fa: ma perché a me non mi interessa il rapporto che c'ho con il pubblico. Mi interessa il prodotto che io porto. Aspettate che il volume forse è alto. E quindi io gli faccio: ah, quindi non, cioè, i commenti nemmeno li leggi? Nel senso che cos'è che ti interessa nel pubblicare i video? E lui non è che mi abbia detto tipo, che ne so, creare una community. Mi fa: ma per come si dice? Non per pubblicizzare le mie idee, più, c'è un termine più adatto, comunque insomma per mostrare agli altri i miei pareri in merito a determinate cose, perché lui recensisce fondamentalmente. E nulla, mi ha fatto un sacco strano, cioè è proprio strano. Alla fine queste piattaforme sono fatte apposta per creare un po' una comunità dietro al canale. Sono altri mondi, altri modi di vedere le cose, altri modi di appendere le catene al muro, mannaggia. Sì, stasera sono stanca, ho perso le parole. Ah no, no, non proprio Rocket, cioè è giusto, nel senso che non è sbagliato. Alla fine tu praticamente porti un contenuto e lo fai per divulgare un po', ecco, divulgare. Per divulgare le tue idee in merito a determinate cose. Poi ovviamente gli interessa il riscontro, non è che non gli interessa, legge i commenti per avere un riscontro, ma è proprio il dietro, cioè il fatto che io lo faccio, stream per avere compagnia e per farvi compagnia, ok? Lui no, lui giustamente lo fa perché gli piace scrivere, gli piace fare video, insomma, no? E poi giustamente li pubblica per avere un riscontro positivo o negativo dei video che fa. No, no, non credo che non gliene freghi nulla di chi lo segue. Boh, no, non lo so. Però comunque appunto ci sono rimasta un po' quando me l'ha detto e... ed è particolare come cosa, è veramente particolare. È proprio vero che Twitch è diversissimo da YouTube, a prescindere dal fatto che sia in live, ma è proprio la mentalità che c'è dietro la persona. Non trovi sia una boiata che hanno levato il contatore dei pollici in giù sul tubo? Allora, a proposito di questo, interessante, domanda interessante, Rab. Il fatto di non mettere il numerino accanto al pollice in giù, secondo me è un'ottima idea, perché tantissima gente mette il non mi piace non sulla base di un proprio pensiero, di una propria opinione, non lo so, non mi vengono i termini stasera, ma lo metti in base al numero di pollici in giù che ci sono, del tipo ci sono 300 pollici in giù sul video e 50 pollici in su. Tantissime persone seguono la massa e mettono il pollice in giù perché sì, perché sono di più, quindi vuol dire automaticamente che il video fa schifo. Cioè,
Esatto, molti mettono il non mi piace a cazzo. Secondo me è giusto. Alla fine, se uno vuole veramente mettere il non mi piace, lo mette. Perché? Cioè, non è che hanno tolto il diritto di mostrare, cioè di far sì che le persone non possano esprimere un'opinione negativa in merito a qualcosa. Semplicemente hanno cercato di smorzare quelle azioni che venivano fatte seguendo la massa. Non è una boiata. No, non sono d'accordo, Rap. Non sono d'accordo. No, perché è sempre legittimo poter dire questo video non mi piace, questo video mi piace, perché è utile a chi fa i video per poter capire, ok, ci sono tanti non mi piace in questo video, quindi vuol dire che qualcosa non quadra, per cui posso migliorare sotto questo punto di vista quest'altro. Insomma, rendi un po' l'idea al creator del ok, questo video non piace. Se tu lasci soltanto il bottoncino dei like, perde un po' il creator questa visione di insieme. Non so se mi sono spiegata. Ok. No, non, dalle visualizzazioni non si capisce mai se un video è bello o no, perché può essere brutto ma avere un sacco di visualizzazioni e ha così tante visualizzazioni perché è diventato un meme. C'è sempre chi mette mi piace per partito preso o no? No, perché? Questa musica sotto sembra ancora più carico il discorso Witto la paladina, sì. Gne. No, Rab, diventi più oggettivo. Ho finito di leggere il tuo commento perché l'ho tagliato a metà. Diventi più oggettivo tu che guardi il video. Se guardi il video senza sapere quanti voti negativi ha, fa sì che tu, guardando il video, dici ok, non mi è piaciuto, punto. E non guardi soltanto i voti negativi. Allora, Simo potrebbe essere meno fermato dall'idea di fare buoni video. Che mi frega se il mio video lo riempiono di pollici in giù, nessuno lo vedrà e saranno in bella vista solo quelli positivi. Sì, ni. Sì, cioè nel senso non è scorretta come... Non è scorretto come pensiero. E in effetti potrebbero togliere il numero dei mi piace e lasciare solo il numero e lasciare soltanto appunto la scritta mi piace o non mi piace, e i numeri se li guarda soltanto chi fa il video. Assolutamente, certo, sarebbe l'ideale. È un controsenso darmi una libertà di parola che però non può essere sentita da altri. Però no, Rab, perché non devi andare... non bisogna andare ad influenzare le idee degli altri. È bruttissimo. Il video deve essere non apprezzato, non perché io gli ho messo non mi piace. Capito? Cioè, il video non deve essere apprezzato perché il video fa cagare di per sé, non perché io o qualcun altro gli ho messo non mi piace. Non bisogna mettere non mi piace ai video in modo tale che altri possano esserne influenzati, di conseguenza mettere non mi piace a macchinetta. Telegram. Qui sono stati nel mezzo senza prendere una posizione. Se vuoi usare quel metodo per dare un feedback solo all'editore, mi levi i contatori su entrambi, non a metà.
Lo so, rabbino, che si sono sentite le notifiche del mio bellissimo Telegram. Ciao, Rabbit! È sbagliato farsi influenzare a priori, sì, assolutamente. Stavolta io non c'entro, no, Metellina, non eri tu. Io ho aperto il mio di fretta. Abbiamo sentito tutto e vabbè. Mi dimentico sempre di chiuderlo prima di startare la live. Allora, perché qua mi continuo a dire... Ok. Dove eravamo rimasti? Tutto bene, Rabbit? Tu come stai? Tutto bene? Allora, noi eravamo rimasti, siamo mezzi morti. Quindi adesso interagiamo con la tipa. Vorrei una stanza, per favore, e mi mandi alla sala del ritrovo, perché non ho voglia di spendere monetine. Ancora con tre personaggi sono? Sì. Non siamo andati molto 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 avanti l'ultima volta. Abbiamo fatto un paio di missioncine secondarie. Ho riposato bene. Grazie. Prego, Rabbit. Ok. Allora, Select. Noi... No, non è vero, non era Select. Non è vero, non era nemmeno così. Era così. Diario. Non ci sono piste, non ci sono piste. Quattro voci, missioni, incarichi, vendetta della tomba. Dovevamo vendicare il nostro amico e dovevamo trovare Nonton. Però non capivamo dove vivesse. Dov'è? Verbi, dove abbia la casa. Vive nel vicino borgo di Valdoro. Che è questo borgo? Io ancora non ho capito. Quindi vediamo un po' se riusciamo a trovare Nonton. Nonton, dove sei? Nel vicino borgo. Tu, Nonton. No. Doran, ciambellano. Vedi una folla numerosa radunata al centro di un cortile. Ma la musica la sentite? Ok. L'uomo è in mezzo a loro, con un cappuccio calato sul volto e il mantello ben stretto al collo. La folla circonda una sorta di palco e osserva interessato un uomo che vi viene condotto sopra, affiancato da due guardie cittadine. Ha mani e piedi incatenati, ma un portamento da nobiluomo, non degna la folla nemmeno di uno sguardo. L'incappucciato si copre il più possibile il viso e fa per andarsene, rannicchiando le spalle per non farsi vedere. Un banditore sul palco apre un rotolo di pergamena e inizia a leggere, ma l'uomo non gli presta attenzione e cerca solo di andarsene dal cortile. La voce del banditore è sempre più alta e infervorata, interrotta a tratti dalla folla. Grida e versi di scherno sono sempre più frequenti, e ciascuno costringe le spalle dell'incappucciato a un gesto di fastidio. Si allontana dalla folla verso il margine del cortile, mentre il banditore termina di leggere il proclama. La folla, salvo qualche grido isolato, è di nuovo silenziosa. L'uomo si volta di nuovo verso il palco e vede suo padre inginocchiato sul ceppo, il collo esposto. Il carnefice si porta in posizione e solleva l'ascia, pronto a colpire. L'uomo si gira di scatto, incapace di sopportare lo spettacolo. Dopo un tonfo sordo, la folla applaude e grida di giubilo. L'uomo si appoggia al muro, poi si ricompone, si alza dritto in piedi, si allontana a grandi passi, con aria risoluta, dalla folla e dal suo retaggio. Ok, ma Nonton? Vedi un paio di stivali in cuoio lucidati a perfezione e un pizzetto tenuto impeccabilmente. Appartengono a un uomo dal naso
Leggermente adunco, con un sorriso maligno e gli occhi socchiusi. Abbassa il cappello piumato per salutare un mercante quando gli passa accanto, stringendo nel pugno un pezzetto di pergamena, le dita affusolate macchiate di inchiostro. Sembra conoscere quasi tutti i mercanti del luogo e si ferma ad attaccare discorso con alcuni. Rivolge cenni di saluto ad altri e con una ristretta cerchia si mette persino a trattare sul prezzo di merci di poco valore, sempre sorridendo, scoppiando a ridere e scambiando battute. Si avvicina a una Maua corpulenta, il volto contratto in un sorriso pietrificato, e scherza sul tempo, mentre risponde alle sue facezie, gli passa con discrezione alcune monete d'oro. Quando si allontana, l'uomo non ha più la pergamena in mano e il suo sorriso è molto più spontaneo. Si tocca il cappello per salutarla, facendo l'occhiolino, e si allontana col passo animato da un'energia nuova. Ok, non credo di aver mai letto... Oh, Nonton! No, forse questa è casa di Nonton. Casa di Valdoro. Che casa è? Ciao, Sparpazzulli! Ok, non credo di aver male. Vabbè, Sparpazzulli, pazienza. Ciao, Rab, buona cena. Questo è Nonton? Ellin Caera, che palle. Sapete mica dove stia Nonton? Vedi una chiave girare con delicatezza e fermezza e senti uno scatto spettrale quando la porta si apre verso l'interno. Due figure si infilano nell'apertura, chiudono la porta dietro di sé e cominciano ad aggirarsi furtivamente. Sono cacciatori efficienti e non ci mettono molto a mettere insieme una notevole collezione di documenti e strane borsette di velluto. Con mani veloci riempiono tasche, zaini e borse. La porta si apre al piano di sotto e tutto si ferma, passi, una risatina stanca. I ladri sbarrano gli occhi e trattengono il fiato mentre si affrettano a svuotare le tasche da oggetti superflui o rumorosi. Silenzio al piano di sotto, poi dei passi esitanti su per le scale. Una voce risuona, un ladro avanza di nascosto, mentre l'altra gli fa febbrilmente segno di tornare indietro. Lui la ignora e si accuccia di fianco alla balaustra. Vede una scarpa vistosa e spinge. La donna cade, con un grido spezzato, e rotola senza vita sul pavimento di sotto. La ladra impreca, afferra il fratello e i due fuggono raccogliendo ogni cosa di valore che trovano al proprio passaggio. Ma loro, io entro in casa loro non mi dicono niente. Vabbè. Vedi un mercato affollato, le bancarelle urlano ai lati delle strade mentre le voci dei proprietari invitano i passanti a provare la mercanzia. La donna si fa strada tra la folla, mano nella mano con un'altra, passano in rassegna le merci attardandosi da un libraio che vende tomi antichi e affascinanti, parlottando tra loro, di ciò che vedono. Una prende in mano un libro e lo mostra all'altra, che lo prende, esprime un parere e lo rimette sullo scaffale. Poi la prima riprende lesta il libro e subito paga il mercante prima che l'altra possa toglierglielo. Se ne vanno dal mercato con gli zaini grevi di libri, mano nella mano, affettuosamente vicine. Mentre percorrono una strada quasi deserta, un oggetto colpisce al petto la donna per poi rimbalzare e rotolare verso le case. Le donne si fermano a guardare l'oggetto, una mela, e poi la persona che l'ha lanciata. Non ha nulla di speciale tranne l'espressione irosa e due altre mele nelle mani. Prima che le due possano muoversi, l'uomo scaglia un'altra mela, cogliendo questa volta la seconda alla fronte. Urla loro parole di scherno e odio, parla di un lascito e di responsabilità. La donna porta la mano alla testa, si pulisce il viso dal succo e dai pezzetti di mele e squadra l'uomo con aria di sfida. La prima donna le stringe la mano nella sua e le posa l'altra sulla spalla, tentando di calmarla. L'altra sfila un libro dallo zaino e lo regge davanti a sé, mormorando a mezza voce. Libera l'altra mano e la agita sopra il libro, mentre un'aura di luce la circonda. La sua compagna cerca ancora di calmarla, ma non riesce a farsi dare ascolto. L'uomo, senza curarsi di ciò che sta accadendo, carica il colpo e lancia l'ultima mela. Mentre sfreccia verso di loro, la seconda donna alza la mano e indica la mela.
Una sfera di energia lucente scaturisce dalla sua mano e colpisce il frutto, che esplode in mille pezzi contro la strada e le case intorno. L'uomo muta espressione e alla rabbia si affianca la paura, come se valutasse se sia meglio fuggire o attaccare. La seconda donna inizia di nuovo a salmodiare, la mano pervasa di luce, gli occhi ridotti a fessure. Questa donna le si para davanti, interponendosi tra la sua amata e l'assalitore. Le sfiora il viso con una carezza, sussurra parole per rabbonirla. Un bacio, l'altra cambia espressione, ritrova la calma. Lo sguardo le si addolcisce, le labbra ritrovano il sorriso smarrito. Anche la prima donna sorride di nuovo e bacia la compagna. «Maghe, lurida feccia!» dice l'uomo alle loro spalle. Le due si voltano a fissarlo con aria di sfida, finché non abbassa lo sguardo. Tenendosi per mano riprendono il cammino e lo oltrepassano senza degnarlo di un'altra occhiata. Ok. Che storia carina che era questa. Molto carina. Non me lo sarei aspettato. Turiste. E niente, dobbiamo ancora cercare questo Nonton. Però strano, scusate, ma queste case non vengono mostrate sulla mappa. Ah, vuoi vedere che casa di Nonton è una di queste? Però no, scusami, è stranissimo. Oh, ce n'è un'altra. Più su. No. Dove stiamo andando? Io non vedo più niente. Non lo so, qual è il borgo di Valdoro? Non ne ho la più pallida idea. E non mi pare di vedere altre case. E quindi? Il borgo di Valdoro. Non mi dice nemmeno una direzione, un... nulla. Boh, non possiamo nemmeno chiedere indicazioni agli abitanti perché non c'è questa possibilità. No, esatto. Non c'è questa possibilità. E nulla. Vabbè. Quindi, Nonton. Dammi qualche consiglio, Wolframio, va? Che sennò qua ci mettiamo 3 anni. E oltre alla missione di Nonton abbiamo la supplica di una madre. Poi è la bussola di Anslog che parla con madre Ranga. A sud, alla bussola di Anslog, dove troverò Ranga. Che poi è anche questa bussola di Anslog, ma dove caspiterina è? Se vai alla foresta e vai a sud trovi un'uscita. Quale foresta? Valboscosa? O Prato Nero? O Bivio di Magran? Forse Bivio. Proviamo. In effetti è un Bivio, ma noi abbiamo trovato solo una strada. Potrebbe essere... Molto bella la musica. Sono Ellie e Dina. Sì, sì, credo. Ok.
Quindi dobbiamo andare a sud. La barda di qualità. Grazie. Effettivamente qui non abbiamo esplorato proprio niente. Ora che ci penso. Bussola di Anslog, eccola là. Aha. Quindi funziona così. Ah. Ora ho capito. Io ho un sonno oggi, ragazzi. Mamma mia. Chi sono loro? Eggdrang. Accanto alle pozze di marea ci sono due abitanti, respirano affannosamente e quando ti avvicini alzano lo sguardo nervosi. Well met, friend. Se sei qui per pescare come noi, forestiera, ti conviene evitare quella zona. La nana indica il sud-est. Il suo compagno scuote il capo. Tante navi finiscono dritte contro le rocce qui, per cui il naufragio non ci aveva sorpreso, finché non abbiamo udito qualcosa. Un rumore terribile, pensavo che magari fosse un superstite, ma non era vivo, si muoveva, ma non era esattamente vivo. Rabbrividisce, è stato orribile. In che senso? Che cosa hai visto? Cadaveri, cadaveri ambulanti. Qualunque sia la causa, meglio non averci niente a che fare. Con un po' di fortuna troveremo qualcosa in queste pozze di marea e poi ce ne andremo subito a casa. Come è finita con l'ustione passata? A toccarla? Sembra di sì, Crono. Sì. Sì, alla fine era un'ustione piccolina, di poco conto. Hai detto che qui le navi naufragano spesso, giusto? La nana annuisce. Continuamente, è un posto incantevole ma assai pericoloso per navigare. Buono per la pesca, questo sì, si asciuga la fronte. Penso che la prossima volta ci spingeremo a cercare più su lungo la costa. E che cosa state facendo voi due qua fuori? Peschiamo, che altro? Peccato che abbia perso la canna da pesca quando l'ho scagliata contro uno di quei mostri. Mostri. Sospira. Stavamo dando un'occhiata alle pozze di marea e ho avuto la bella idea di tentare la fortuna su quelle rocce. Una paura incredibile. Adesso dovremo racimolare qualcosa con le reti o resteremo con la fame. Buona fortuna. Aspetta, hai sentito? Ah, molto bene, vabbè. Ma come, è morta la nana? È morta la nana! Dai del cielo, che disastro! Grazie per l'aiuto, forestiera. Ma la nana? Lingua di Xaurip? A me tutta questa roba non ci interessa. Oh. Perfetto, dai, è andata. Oh, che c'hanno qui? Agata. Sabbia. Una pagina tratta dai viaggi di Fulvano. Chi è Fulvano? Dopo molti giorni di cammino, credo che sia giunto il momento di separarmi dal mio compagno di viaggio di Nuova Eomar. Purtroppo non potrò vedere la bussola assieme a lui, ma spero che il suo viaggio nella stretta di Geiran si riveli interessante quanto il mio. Gli ho regalato i miei guanti, io non ne avrò bisogno, con un clima così mite. Ok, ma non ce ne frega, penso, no? Cos'è questo posto? Ranga. Oh, Ranga. Ciao.
Ranga, ti ritrovi faccia a faccia con una Oumuamua gigantesca. La sua pelle è al colore bruno dorato del tramonto, con chiazze bianche sulla gola e sulle mani. I suoi capelli fra il castano e il ramato sono intrecciati ben stretti intorno alla testa e le ricadono sulle ampie spalle. Ti guarda con calma, non pare sorpresa di vederti arrivare al suo accampamento in riva al mare. Sei qui per comprare le mie medicine e i miei oggetti, oppure vuoi riscaldarti accanto al fuoco? Indica il grande calderone lì accanto. Mi manda Ofra, dice che sai come evitare che il suo bambino nasca senza anima. Ah, un'altra pavida pecorella del gregge di Lord Rydrick, annuisce lentamente. Sei gentile a fare tutta questa strada, la povera Ofra deve essere allo stremo. Ti ha ben ricompensato, immagino. Qualsiasi cosa sia puoi tenertela, non mi servono le monete, vorrei piuttosto che facessi una cosa per me. Ranga indica verso l'entroterra. A nord-est c'è una tribù di Xauri guidata da un chierico. Ormai hanno esiliato Tana da un pezzo, ma i loro esploratori sono ancora appostati qui intorno, in attesa dell'opportunità di ucciderlo. Lo Xaurip emette un stridio rauco e china il capo. Un giorno dovrò allontanarmi per procurarmi degli ingredienti e al ritorno troverò il mio assistente in una pozza di sangue. A quel punto come farò ad aiutare gli altri? Scuote la testa. Liberami da quella seccatura e farò tutto il possibile per aiutare Aufra. Ti darò anche una ricompensa. Non posso darti piuttosto delle monete di rame? Mi sta chiedendo di sterminare una tribù, a quanto pare. Va bene, tornerò quando sarà fatto. Bene, bene. Le troverai piuttosto facilmente, credo. Sorride scoprendo i denti aguzzi. Buona fortuna. Togli di mezzo gli Xaurip. Allora, detto a nord-est, giusto? Molto bene. Sono super potenti i miei personaggi. O sono gli Xaurip ad essere debolucci? Che cos'è questa? Grotta marina, vuoi davvero procedere? No, non dobbiamo andare alla grotta. Ma noi una bussola non ce l'abbiamo. Oh, salve! Un ghoul. Bene. Bene, bene. Oh, degli Xaurip. Vabbè, uno solo. Easy. Carne di posseduto, no? Grazie. Solite armi. E qui? Beh, una balestra. E? Lettera di Fulvano. Oh, è Fulvano! Com'è possibile che le mie nobili peregrinazioni mi abbiano condotto in questo luogo? A sentire la gente della foresta di Dir, questa miseranda laguna è uno spettacolo degno d'essere visto, ma io qui non ho incontrato altro che sventure. Pensavo di esplorare la caverna sul pelo dell'acqua, ma ho scoperto che era abitata da Amanitule. Da chi? Amanitule? Mi sono diretto alla tanto decantata bussola e ho perso le mie lettere inciampando su un tronco marcio. Alla fine sono riuscito a raggiungere i teschi di dragone poco lontani e sono stato minacciato da un pugno di piccoli e sciocchi Xaurip. Tornerò a Valdor appena riuscirò a riprendere fiato. Perlomeno si direbbe che gli Xaurip non vi abbiano seguito. Ti ricordo che un singolo orso ti ha quasi battuto. Ma quel singolo orso era OP. Il vicino sta ascoltando i Backstreet Boys. Tell me why. Vai, Metellino, balla, balla. Ah, erano questi, mi sa. Dai, dai, che ce la potete fare. Vero, ragazzi? Opla. Le braccia sono ingombre di gusci di vongole e granchi. Bello.
E abbiamo sistemato questi tizi. Oh. Turchese. Una pagina tratta dai viaggi di Fulvano. Mentre ero a Valdoro ho incontrato una gentile donna della foresta di Dir. Ella si è rivelata una guida utilissima durante il tempo che ho trascorso in quel mesto villaggio e ha accettato di accompagnarmi per una parte del viaggio fino alla bussola di Anslog. Le nostre strade si sono divise nella zona nota come Bivio di Magran, ma le ho regalato il mio amuleto perché potesse ricordarmi caramente. Chissà, forse un giorno tornerà davvero da quelle parti. Ok. Andiamo di esplorare, ma direi che sì, abbiamo finito. Torniamo dalla tipa. Oh, qua che dice? Granchi e pesciolini affollano questa pozza lasciata dalla marea. Poi c'è la grotta marina da affrontare. Eccoci! Hail traveler. È finita? Mi sono finalmente liberata degli strilli incessanti degli Xaurip? No, Tana, non mi riferisco a te. Sono tutti morti. Bene, ero stanca dei loro patetici agguati. Ecco qui, ti consegno tre fiale. Queste sono per ringraziarti dei tuoi sforzi. Ora possiamo passare alla mia parte dell'accordo. Inizierò a preparare la mistura, ma mi serve un ultimo ingrediente, alcune spore delle creature di quella caverna. Indica a nord della piccola spiaggia. Si chiamano amanitule e sono estremamente utili. Me ne occorre soltanto una per la mistura. Se ne trovi altre, tienile pure. E dopo questo avrai un terzo favore da chiedermi? Ranga sorride. È quello che mi serve per distillare la pozione richiesta da Aufra. Se non vuoi aiutarmi, allora beh, non posso farci nulla. Gna 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 gna. Andiamo in questa grotta. Ok. Oh, chi sono questi? Li ammazziamo. Non gli facciamo niente! Oh! Vabbè, lasciamoci ammazzare. Sì, è inutile che mi metti pausa ad ogni cosa. Ma sono potentissimi! Che succede? Dai, dai, che ce la puoi fare! Aia, aia. Mi hanno buttata giù. Che sta succedendo? Toh, butta giù questo. Mi hanno spaventata? Confusa. Sono confusa. Molto bene. E poi ritorna ad attaccare, giustamente. Se ci volete... Si è scivolato da ferma. Eh sì. Ah, ma dai. Io non l'ho buttato giù dopo 3 anni. Ok, niente. Molto bene. Il gruppo è morto, perfetto. Direi che sono un po' OP per noi. Mm? Sei morto alla Dark Souls. Quindi scusami, ma la missione di questa è difficilissima. Forse sono deboli a qualcosa, non ci ho fatto caso, non li ho visti, non li ho studiati. In più voglio trovare Nonton, ma dove caspita è Nonton? E vabbè. Tipo, no? Keeping quiet. Se io mi keeping in quiet... No, no, via, via, via. Dicevo, se io mi in keeping in quiet,
scusate. Questi esserini, certo che c'è il livello delle missioni, assolutamente, ma non mi pare di aver letto che la missione sia di livello alto. No, non è vero, non c'è scritto il livello della missione. Che cosa simpatica. Bene, bene. Ci piace. Che è successo qua? Vabbè. Ho paura che sia un po' troppo difficile. E se provassimo... Scusate. Ma se provassimo a prenderne uno solo. Tipo... chi ho? No, voglio... Voglio tu. Tu che attacchi dalla distanza. Colpo di grimorio, lol. No, però questo non è a target. Cioè, tipo se faccio... Guardalo, guardalo che si avvicina. Vediamo un po'. No, si attivano tutti. Ma porca. Se si attivano tutti è impossibile. Colpo di grimorio. No, però aspettate che ho paura di aver cliccato male. Ok. E gli altri? Ah, gli altri sono... Si fanno i cazzi loro. No, niente. E allora dobbiamo aspettare. E si sono dimenticati. Strano, mi ricordavo ci fosse il livello. Che gruppo coeso. Già, già. Strano. Non tutt'uno, eh. E nulla. Nulla, dobbiamo andarcene. Sì, assolutamente. No, sono troppo forti. A meno che non abbiamo trovato qualche spazio. Ma si possono migliorare le armi? Oppure no? Vanno solo quanto trovate armi migliori. Forse può essere. E niente. Come non detto. Quindi adesso dobbiamo tornare indietro e vedere questo borgo e soprattutto dove si trova Nonton. Ma tipo, no, dalla mappa. Dov'è che io posso andare? Ah! Da qui si prosegue. Oh, ciao ghoul. Ciao doppi ghoul. Vabbè, gli facciamo un po' di danni. Hoppla. Hoppla. Ok, fatto. E qui che c'è? Mazza chiodata. Male, ascia da battaglia. Qui non mi fa fare niente. Oh, altri ghoul. Bene, bene. Mamma mia che miss. Non so se l'avete visto l'incantesimo di Alot. Che tristezza. Ok, il monaco giustamente fa il suo lavoro. Ancora Fulvano. Avventurandomi a ovest verso Valdoro, ho incontrato un altro viaggiatore di intelligenza considerevole e mi sono piacevolmente intrattenuto in conversazione con lui. Ho così scoperto che quel poveretto indossava un paio di stivali di qualità deplorevole, per cui gli ho regalato un paio dei miei, sperando che avrebbe apprezzato l'abilità degli artigiani vailiani.
Mi auguro che gli siano d'aiuto, da che era sua intenzione attraversare la landa selvaggia nota come Prato Nero. Immagino che non si tratti di un luogo piacevole. Perché ho l'impressione che si riferisca a qualcuno che dovremmo conoscere. Perché ho questa impressione. La rosa dei venti. E che dice la rosa dei venti? Ma vedi, ci posso interagire. Questo masso al centro di un cerchio di pietra frastagliata proietta una lunga ombra. Ah, sulla sabbia allo spostarsi del sole. Dov'è quest'ombra? Non c'è il sole, quindi non c'è ombra, giustamente. Va bene, abbiamo finito qui e non c'è altro se non la grotta marina, ma che al momento c'è un po' ostica. Pure qua c'è poltrone e sofà. Perché? E dove dobbiamo andare? Al ponte? Andiamo al ponte. Ah già, che tipo il ponte era rotto, una roba del genere. Dovevamo trovare una strada alternativa? Può essere? Non mi ricordo benissimo. Mappa? Sì. Esattamente. Qui era dove avevamo aiutato la tipa. E allora no. Allora no, non ce ne frega. Dobbiamo andare a Prato Nero. E se andassimo a nord di Prato Nero? Magari c'è qualche stradina. Ciao cerbiatto. Chissà, chissà. Ah, per di qua non mi fa andare da nessuna parte? E per di qua? No. Oh, per di qua sì. Bosco orientale! No, aspettate, c'era già Bosco orientale? No, l'abbiamo scoperto adesso. Quindi praticamente in base alle direzioni in cui vai potresti trovare luoghi nuovi. Chi la sapeva questa? Assurdo. Grazie Wolframio. Ci hai aperto un piccolo mondo. Ok. Nuova mappa scoperta. Bosco orientale. Su alcuni degli alberi sono incisi strani simboli rossi e ruvidi come cicatrici. A est per la roccaforte di Rydrick, a ovest per Valdoro. Non so leggere, né parlare, né fare cose. Dove starò andando? Bella domanda, ora ci massacrano. No. È andata bene. Oddio. Molto bene. Ok. Cazzo, è proprio un cimitero questo. Ma se dessimo l'arco al nostro carissimo amico Alot? Oh,
arbabalestre di qualità. Alot, vieni qui. Vieni qui. Dove sei? Allora, personaggio. Allora, Alot il mitico. Qui togliamo tutta questa robaccia che non ci serve. Qua abbiamo una balestra di qualità che è pure... E qua abbiamo un bastone ferrato Xaurip. No, quello che ci interessa era la balestra... Oddio. Che cos'è questo disordine? Ok. L'arba balestra, eccola qua. Eh? Vogliamo provare? Io non lo so, gli teniamo questo. Questo è magico, glielo teniamo. E poi c'è una canna da pesca. No, quota di Gaun. Ciao Darius, bentornato, buonasera. Come stai? Tutto bene? Arco da guerra di qualità. Il monaco che c'ha lui? Un bastone infuocato. Io spadone di qualità. E se tipo mi mettessi... Aspettate, fermi. Vedo lì degli stivali. Noi non abbiamo stivali. Stivali di Fulvano, eccoli qua. E poi, vabbè, la mantellina. Qua c'è un anello. Anello della deflessione. Toh, deflettiamo. E poi... è una resistenza pari a 9. Vediamo gli altri. Lui anche 9. Tanto gli elmi non fanno un ciuffolo, quindi ok. E lui che c'ha? A posto, gli possiamo dare questa. E basta. Ok. Diciamo. La solita vita. E tu? Anche io uguale. Niente di nuovo. Nada nada. Epitaffi. Che figo. Carino, carino. Anche qui. Ok. E immagino anche qui. Ok. Ma la musica è morta? No, musica. Fammi compagnia, ti prego. Osso di Skaen. Musica! Non la voglio il silenzio. Tutto vecchio, nulla nuovo. Carino. E niente. Vabbè, silenzio sia. Qua che dice? Brillano di linfa fresca. Oh. Ok. Ma non stava attaccando Alot con l'arba balestra? Perché? A posto, sistemato. Non tonno? Arba balestra. Prendo tutto, prendo tutto. E questi? Posso interagire con i cervi? Ah, e non scappano, ma dai. Ah, forse perché non ho a parlare con gli animali. È così tanto D&D questo gioco. Forse non sono un druido. Oh.
Well met, friend. Fermati un attimo, mia signora. Un uomo incappucciato avvolto in un mantello verde se ne sta in piedi sul bordo della strada. Avanza verso di te e, man mano che si avvicina, noti che ha un viso giovane, seppur segnato dalla stanchezza. Zoppica leggermente, appoggiando il peso sulla gamba sinistra, e i suoi pantaloni sono segnati da una macchia scura sotto il ginocchio. Nonostante questo, ti saluta con un cortese inchino. Non so perché tu percorra questa strada forestiera, ma ti consiglio di tornare sui tuoi passi, indica il sentiero con un gesto della mano, poiché qui vicino si erge la fortezza di un tiranno spregevole, il sedicente Lord di Valdoro. Come molti tiranni, anche lui si è circondato di uomini e donne forti per paura di rappresaglie. L'uomo sorride mestamente. Poter contare su una donna coraggiosa come te ci sarà indubbiamente d'aiuto, ma penso anche che avresti maggiori possibilità di successo con qualche alleato al tuo fianco. Fa freddissimo, sì, Rambo, fa super freddo. Il silenzio dei fan di Witto, si vede che si sono presi da Pillars, non lo so, Darius. Sono tornato infagottato. Bentornato, rabbino. Innanzitutto chi sei? Soltanto un uomo che vuole riportare Valdoro agli antichi splendori. C'è stato un tempo in cui Valdoro era degna del suo nome. Il grano risplendeva come oro sulle colline, la gente del villaggio viveva in prosperità. E adesso che cosa è diventata? Non so cosa abbia causato la rovina di queste terre, ma certo la colpa non è nostra. Raedric vuole punirci per crimini che non abbiamo commesso e si rifiuta di ammettere le sue responsabilità. No. E lui pagherà per ciò che ha fatto. Io, Kolsk, lo giuro di fronte alla fiamma. Raedric si volta di lato e sputa per terra. È Raedric VII, discendente di quella grande dinastia Aedir, che fu alleata della foresta di Dir durante la rivoluzione. Da allora i Raedric hanno sempre regnato su Valdoro. Un tempo erano degni di questo incarico, ma ora non più. A capo della casata dei Raedric c'è un tiranno, un uomo che crede di poter estirpare da queste terre la maledizione dell'ascito di Weidwen con la forza e con il fuoco. Hai visto l'albero al centro di Valdoro, no? È più antico del villaggio stesso e ora si erge a testimonianza della crudeltà di Raedric. I cadaveri aumentano di settimana in settimana, scuote la testa, non possiamo più tollerare questa situazione. Forse potresti venire con me? Ah, magari potessi, ma ti sarei solo di intralcio. Uno dei tirapiedi di Raedric mi ha ficcato un pugnale nella gamba prima di morire. Vedremo se sarò altrettanto fortunato nella prossima vita. Lancio un'occhiata alla sua ferita, ma il vero problema non è la mia gamba. Abbiamo perso troppi uomini contro le difese di Raedric. Ecco perché adesso mi rivolgo a te. Io non temo alcuna minaccia. E allora forse avrai maggiore fortuna di noi, l'espressione dell'uomo si fa cupa. Ascolta, non c'è molto tempo e dato che rischieresti la vita per una semplice curiosità, potresti farlo anche per una causa più nobile. Per troppo tempo Valdoro ha dovuto sopportare la follia di Raedric, quel pazzo vorrebbe curare, ma sì, ce l'hai già detto, uccidendo l'intero villaggio così da eliminare il morbo alla radice. Persino sua moglie, Ygritte, potrebbe essere in pericolo, quell'uomo non ha alcuna pietà. Lo affronterei io stesso, gli pianterei una spada in quel cuore di pietra, ma il nostro ultimo tentativo ci è costato caro. Lord Raedric ha chiamato rinforzi. Il tempo stringe e di questi tempi abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Adesso devo andare a radunare i pochi alleati che ho. Affronta la tua missione se te la senti. Spedisci Raedric nella tomba e potrai dire di aver salvato Valdoro. L'uomo si inchina di nuovo e che gli dèi possano guidare la tua mano. Ok. Però io non capisco perché non ci sia musica. È normale? Cioè, non c'è proprio. Ma che silenzio è? Mi dispiace che non ci sia la musica, perché poi vi beccate l'interferenza del coso, del microfono. No, la musica c'è randomicamente, sempre durante i combattimenti, ma al di fuori... Va random. Non ci interessa la carne di posseduto. Eccola, infatti. Oh, grazie musica, grazie.
Abbiamo finito quindi. Signora, sei male, spavento. Ciao Albi. Roccaforte dire a Edric. Ma sto cazzo di borgo di me, eh? Non è possibile. Non è possibile. Forse va al boscoso. Potrebbe. Proviamo. Buon pompelmo, grazie Albi. Buon pompelmo. Buon pompelmo anche a te. Non riuscivo a pronunciarlo. Pompelmo. È difficile. Oh. Oh! Mio amato Nonton, sii prudente. Sappi che qualunque cosa accada, io ti amerò ancora. Chi è questo? Nonton, dove cazzo sei? Ti stiamo cercando da anni. No, non c'è niente. Com'è possibile? Proviamo ad andare alle rovine. Niente, cascano tutti. Non ho veramente idea. Cosa tu fare? Io cercare Nonton. Quel disgraziato. E tutte queste cose dovremmo averle già. Sì, svuotate. Boh. Non credo sia Nonton lui. No. No, niente. Boh. Mi cercate la casa di Nonton? Sono ancora vivo, aspettando la mia cara pizza margherita. Buona. Mettono foto di pizza sul tuo gruppo Telegram. Lo so. Che faccio? Glielo devo vietare? Voglia di pizza anch'io. Oioi. Che sonno. Mi sta addormentando, ragazzi, stasera. Non so se riuscirò a resistere fino alle 20:30. Basta la musica un pelo. Ma è così bella la musica di questo gioco. È vicino a una tenda da campeggio. No, non è possibile. Vieni su Discord con me. Mi tieni sveglia tu, Albi? Non c'è. Non mi va, Albi. Ma io devo trovare Nonton. Devo trovare Nonton. Cioè, bravo, cerca meglio.
meglio la posizione di quel fuggitivo bastardo. È a casa? Di quello che ha ammazzato? Veramente? Scusate. Sì, affronta Lord. Certo, manco riusciamo a sopravvivere con dei funghi. Devo affrontare il Lord? Proprio. A dopo, Albi. Meno male che mi volevi tenere compagnia. Ma va, va. Lo sapevo, lo sapevo. Ti ho mandato la foto su Telegram, se è giusta. E non posso aprire Telegram. I can't. Ok. No, vabbè, se dici che è a casa di quel tipo, proviamo a vedere a casa di quel tipo. Allora. Casa di Ingroed, eccolo qua. Vediamo un po' sto Nonton. C'è almeno una missione, cerchiamo di finirla per oggi. Oh! Nonton! Bastardo! Ingrid, l'uomo e la donna che fino a poco prima apparivano immersi in una fitta conversazione, sono impegnati a chiudere due borse di colme. Fanno per abbracciarsi, ma la donna ti nota e si interrompe. Il suo sorriso si smorza leggermente. Good day to you. Possiamo aiutarti? Lancio un'occhiata perplessa al compagno. Conosci questa donna, Nonton? Nonton tossicchia. Sì, ci siamo incontrati a Balboscosa, mi pare, inclina il capo, ricordi? Ti avevo detto di fare attenzione a quell'orso. Mi fa piacere che non ti abbia uccisa, hai bisogno di altro? Ma sembrate piuttosto allegri considerando che avete appena perso un amico. Io, è piuttosto scortese da parte tua. Sono molto addolorata per mio marito, a modo mio. Purtroppo non sono riuscita a convincerlo a lasciare Valdoro prima che succedesse questa disgrazia. Sono felice di andarmene da questo posto orribile. Tutto qua, a Valdoro ho perso i migliori anni della mia vita e adesso anche mio marito. Non voglio tornare mai più. Guardate che so cos'è successo realmente in quella tana di orso, Nonton. Nonton impallidisce. Non capisco cosa intendi, ti ho detto la verità. Lo stai accusando di qualcosa? Ingrid guarda Nonton. Gli tocca il braccio. Se parli dell'incidente siamo tutti affranti per il povero Perly, ma è tutta colpa di quell'animale. Nonton scuote lievemente la testa, noti che gli tremano le mani. E che cosa te lo farebbe pensare? Risolutezza. Basta! Non tollero i pavidi e i bugiardi! No, nella caverna ho avuto una visione, ho rivisto gli ultimi... Però non so, sapete... Non potrebbero darmi della pazza che vedo che ho le visioni. Ho rivisto gli ultimi istanti di Perly, così come li ha vissuti lui. Ti ho visto mentre lo accoltella. Oppure no? Che dite? Non lo so. La prima? Ok. Ma non è possibile! Nonton ti fissa. Come puoi saperlo? Avvicina la mano al fodero della spada. Non ho lasciato alcuna traccia. Nonton, aspetta. Ingrid solleva una mano. Non so che cosa tu abbia visto in quella caverna, ma non è come pensi. Per lì mio marito era una bestia al pari di quell'orso. Appena ho capito che era un tipo violento, ho subito provato a lasciarlo, ma lui non ne ha voluto sapere. Distoglie lo sguardo con espressione afflitta. Nonton, lui... Ci siamo incontrati e ho capito di aver trovato una persona speciale, una persona gentile, qualcuno che mi voleva bene. Per favore, vogliamo solo andarcene da qui, ricominciare da un'altra parte. Noi,
Guarda le borse. Abbiamo messo da parte un po' di monete. Puoi averle tu, però ti prego, lasciaci andare. Non ho capito, quindi la maltrattava, Pearly. Ciao, Darius, buona cena. Mi sembra giusto, forza, dammele. No, quali che fossero le tue motivazioni hai causato la morte di un uomo. Mi rivolgerò a un magistrato. Pearly non potrà avere una seconda chance, non la meritate neppure voi. Tenete pure i soldi, usateli per ricominciare una nuova vita, oppure non mi servono i vostri soldi, via, statemi alla larga. Cosa dobbiamo fare adesso? Ti mando in tribunale. Cosa facciamo? Non lo so. Le prime due proprio no. La terza sembra esagerata. Ma come attacca, Rab? Se la maltrattava, lasciali andare. Scegli una delle ultime due. Attacca! Dobby, attacca! Non lo so. Va bene, dai. Ingrid sbatte le palpebre. Sorpresa. Allora, grazie di cuore. Grazie per la comprensione. Ecco, prendi almeno questo. Spero che ti porti fortuna. Guarda Anton e sorride. Ci aspetta un lungo viaggio. Anello di deflessione minore. Buona fortuna per i tuoi viaggi. Non ti dimenticheremo. E invece non abbiamo vendicato Anton. Povero. Mi dispiace. No, e volevo... Questa bottiglia di Sonrid è mezza vuota. La foresta di Dir parte 2. La guerra della pietra infranta. Ok. Dai. Io mi sa che sono troppo stanca, ragazzi. Non lo so, oggi ho poche energie. So, eppure non è che io abbia studiato chissà quanto. Ma è il classico. Boh. Addirittura. Sì, mi sento affannata. Abbastanza. Bisogna bere una Monster. Sai che forse mi aiuterebbe? La vecchiaia inizia a sentirsi, ma in realtà sono piuttosto giovane ancora. Sono abbastanza giovane ancora. Non sono vecchia quanto voi. Andiamo alla locanda, dai, dormiamo un po'. Oh, quanto vuoi chi? Ah, non a te, Crona, tranquillo. Ovviamente a chi è più vecchio di me. Stai parlando con me? Sì, Metello, sto parlando esattamente con te. Good day, stranger. Allora, vorrei una stanza, per favore. E la voglio bella questa volta. Voglio dormire bene. Sì. Riposa. Quanti anni... No. Curiosità mia. Quanti anni hai, immagino, Witto? Segreto. Non si dice. Vecchia Befana, lasci stare l'illustre. Non so quanti anni hai, quindi potenzialmente potresti parlare di meno. No, no, Crona. Non stavo parlando di te. Sei abbastanza giovane. Ok, quindi siamo ben riposati. E ma se provassimo a chiedere alla locandiera di darci un tipo? Mi perdoni, signorina Witto. Anzi, signorita Witto. Ma si figuri, Rabbit. Non si preoccupi.
Anche perché non so come si calcolano gli anni con le patate. Magari. Welcome! Welcome! Ma dai! Benvenuti! Ciao! Ciao Shizu! Grazie mille per il raid! Grazie infinite! Benvenuti tutti quanti! Un forastero! Ciao Itto, scusami, cerco di passare dopo che vado a cena. Buona cena, buona cena. Grazie King Moguri, grazie mille per il follow. Un so alla Shizu. Grazie, grazie mille per il raid. Samu sbuca dalla Shizu, quindi Samu non era da noi, ma bravo Samu, bravo. Bravo. Grazie Vignenzo, grazie mille per il follow, gentilissimo. Grazie mille a tutti quanti. Io ho dei problemi. Grazie anche a Zach. Quanti? Alzo un po' la musica, scusatemi. La sento un sacco bassa. Non so come la sentite voi, ma io la sento veramente super bassa. Benvenuti su questa bellissima chat di patate. Ciao Vignenzo. Benvenutissimo. Allora, noi stavamo giocando a Pillars, non so se lo conoscete come gioco, è molto carino, soprattutto le musiche, mannaggia me che non le sento, eppure il volume del gioco è al massimo, va bene, e, cioè almeno nelle mie cuffie. E stavamo cercando di trovare, di andare al ponte, no, dove, no, Prato Nero. Accetta. Buonasera King Moguri. Hai parlato con tutti in questa città? Penso di sì, Wolframio. Penso proprio di sì. Benvenuto a chi è nuovo. Benvenuti tutti quanti. Siete benvenutissimi. Metto le mani avanti che stasera sono un poco giù, ma non. Sono meno pimpante del solito, se mi sentite moscia moscia, ma spero non sia un problema. Allora, noi dovevamo andare a destra. Oh, Kaed Nua, vai, nuova città. Oggi Wit è giù. Esatto, Metellino. Quindi non sei più Witto, dobbiamo chiamarti giù adesso? No, giù è giù. Non mi confondete con giù. Ora sono confuso. Allora. Sì, cana. Ai bordi del sentiero che porta a Kaed Nua si leva una figura imponente. Un Aumahua alto e robusto che indossa un'armatura ammaccata e che scruta le mura esterne della fortezza. In mano ha un pezzetto di carbone che utilizza per scribacchiare rapidamente appunti su un foglio. Sollevando il capo si sistema ripetutamente il cappuccio colorato per impedire che gli scivoli via. Quei mattoni ammuffiti devono essere interessanti. L'uomo ti guarda sorpreso, poi fa un sorriso a 32 denti e ti saluta agitando la pergamena. Proprio così? Beh, forse non le mura in sé, l'architettura è molto tradizionale. Ci sono dei nomi incisi su alcuni dei mattoni, come quello lì. Penso che siano i nomi di operai e scalpellini in cerca di immortalità. Guarda, di nuovo in alto verso le mura con espressione ammirata. Kaed Nua è una splendida fortezza, vanta 2 secoli di storia e quasi altrettanti di abbandono. Ma la parte più interessante è lì dentro. Indica le porte con il pezzetto di carbone. Non ho avuto molta fortuna nel penetrare nella fortezza. Speravo di trovare il padrone dell'edificio, un uomo di nome Merwold, ma deve essere un tipo molto riservato, oppure è stato divorato dai suoi ospiti. Anche io sono qui per cercare Merwold. Anzi, che cosa vuoi da lui? La conoscenza, sorride. O a voler essere più pratici, un certo testo. Sai, cerco un grande tesoro. Non mi interessano oro e argento.
Cerco il Tanvi, Oratoha. Si potrebbe definire il libro delle virtù. È il testo sacro di Rauatai, ma ne abbiamo solo un frammento. Viaggio da un anno in cerca del resto. Alcuni indizi mi hanno portato a credere che l'originale sia proprio lì, al di sotto della fortezza. Voglio chiedere quindi a Morwald se ne sa qualcosa. Quel sorriso non è molto rassicurante, no? E tu invece perché sei qui? Beh, a quanto pare faccio parte dei cosiddetti osservatori e Merwald potrebbe dirmi di più in merito. Un osservatore? Ti guarda con aperta curiosità. Sei in grado di parlare con gli spiriti? Se sapessi farlo anch'io, avrei molte domande per loro. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Il parco è infestato da bestie di tutti i tipi, non ne ho mai viste così. Non volevo rischiare di entrare da solo, ma due figli di Rauatai insieme ce lo faranno di certo. E poi potremmo porre entrambi le nostre domande a Mirwald. Non sono qui per dissotterrare vecchie reliquie arrangiati da solo. No, dai, tristi, cioè, stronzissima come risposta. Va bene, dai, andiamo a cercare. Benissimo, allora fammi strada e io ti seguirò. Ah, un attimo, devo prima avvertirti di una cosa. Per i denti di Ondra, quasi me ne dimenticavo. Di tanto in tanto vengo su. No, oddio. Oddio, cosa ho letto? No. Vabbè, vengo seguito. La cosa è iniziata nella Edir e a Ixamatil. Sono stato addirittura Non ridete, ragazzi. Cancellate quello che ho appena letto. Cancellatelo. Oddio. Che imbarazzo. Oddio. Sì, a volte leggo anche bene. Oddio. Ma è la cosa simpatica, il contesto. Di tanto in tanto vengo. E vabbè, niente. Scusate. Allora, sono stato addirittura attaccato. Credo che non vogliano farmi trovare ciò che cerco. Credo, ma in realtà uno dei miei aspiranti assassini me l'ha detto chiaro e tondo. Sbuffa. Non gli do molta importanza, sono solo dei musoni tutti intabarrati. Ma è per questo che ho comprato la spada, vedi? Ed è giusto che tu lo sappia. E che sarà mai qualche assassino tra amici? Va bene, dai. Ride, sono felice di non averti fatto passare la voglia. Su, andiamo, chissà cosa troveremo all'interno. E abbiamo anche lui nella nostra compagnia. Molto bene, molto bene. La stanchezza. Vabbè. Oh. Un fusto rotto ha ancora un leggero odore di birra da lungo tempo versata sulla polvere. Qui non ci possiamo andare. Ma poi Rab che scrive su una bella rissata per tutti. Ok, dai, entriamo. Looks like this place has been abandoned for years. Oh. Sveglia. Sto dormendo. Sto veramente. Chi è questo? Lavaru, Beyond Seek!
Io non parlo in modo discutibile. Che succede al mio personaggio? Non parlo in modo discutibile. Ok, allora, vediamo un po'. Residuo spirituale, molto bene. Siamo stati super efficienti. Funi sfilacciati e alcune schegge di selce sono sparpagliate sul tavolo da lavoro. A me fa venire solo sonno Yakuza. Mi interessa tantissimo un GDR e mi fa venire l'abbiocco contro la mia volontà. Ma perché mi confondono sempre la mia tipa qui? Che succede? Chi muore? Il monaco? Anzi, il chierico? Beh, adesso risuscita. Ma quello sta sparando! Che tanto strano, è un basso sinistro. Lo vedete a sinistra quel robino? Ok, allora. Le siepi crescono in gruppi disordinati infestati dalle altre erbacce. No, da altre erbacce. Ok, qui si entra dentro. Lava. Ok, è anche qui fatto. Lasciate stare il nostro villaggio, non vi abbiamo fatto niente. Witto Witto, ma a te piace il fruttolo? Sì, è molto buono il fruttolo. Fiamma primordiale. You can't do this. Un fumo spettrale si agita tutto intorno. All'inizio non vedi altro che foschia, ma poco a poco distingui la sagoma appassita di un vecchio elfo. Ha il volto e le braccia scheletriche e sporchi di vernice. Non puoi fare questo, scuote la testa lanciandoti queste parole. Fare che cosa? Questo è il nostro villaggio, è casa nostra. Le nove grinfie hanno vissuto qui per quasi 50 generazioni. Non sapresti dire se attraverso il fumo ti stia guardando storto o accigliato. Eravamo qui molto prima che la tua schiatta portasse la guerra nelle nostre terre. Un colpo di tosse lo scuote. Non puoi semplicemente bruciare tutto. Dopo una pausa arretra e spalanca la bocca in preda all'orrore, come reagendo a qualcosa che non hai detto. Lingue di fuoco illusorie ti serpeggiano agli angoli della vista. Abbi pietà, soldato, i nostri guerrieri sono tutti morti, tossisce. Non puoi bruciarci tutti per causa loro. Si allunga verso di te, apre la bocca per dire qualcosa, ma gli escono soltanto colpi di tosse. Cade in ginocchio, soffocato dal fumo sempre più spesso. Le fiamme ti occludono la vista mentre indietreggi. Grande salone. Ok. Distingui, ho letto salmona? No. Non me lo dire, Albi. Chiudo il gioco se ho letto salmona. Questa botola è logorata dalle intemperie. Tirando la maniglia arrugginita non ottieni che un suono rimbombante. Ma non gli stiamo facendo danno! Ma che sta facendo questo? Sta grattando! Ah, stava pulendo la sua arma. Ok. Più o meno. È stato un po' difficile questa volta. No, ma veramente ho letto distingui la salmona? No, Albi.
Su un lato di questo pilastro sono incise centinaia di volute e coste. No, non è vero. Ho sbagliato, credo. No, è coste. Ora ho la paranoia di non leggere bene. Ladra e risplende anche sotto lo strato di sporcizia e muschio. Ah, non l'ho detto, ma lo stavo dicendo. Ma sto veramente crepando. Però ce la possiamo fare. Un altro quarto d'ora lo facciamo tutto. E niente, quindi dovremmo aver fatto più o meno tutto, credo, sì. A meno che... Barbacane orientale. Cos'è il barbacane orientale? Ci siamo passati davanti, non abbiamo detto niente. No, non ho avuto tempo, Albi, di leggere le divinità. Non ho proprio toccato nulla. Nulla. Ma dov'è questo barbacane? Ma è qua dentro. Ma io non posso entrare qua dentro. Boh. Strano. Ok. Allora io direi di accamparci. Non è vero. Ah, però no, aspetta, forse le possiamo costruire. Quindi creazione, dov'è creazione? Tu, da qua, facciamo da qua. Creazione. No, non voglio il cibo. Ho detto una cagata, non si può craftare. E moriremo. Cioè io non ho vita. Molto bene, molto bene. Mettiamo nel salone. È il cane di barba papà. Mi dite qualche ricetta easy che posso cucinare stasera? Clearly of a deer and make. They like their archways. Ammazzano il tank. Mi ammazzano tutti. No, non posso andare con la tipa lì che è mezza morta. Dobbiamo curarla. Vai, Aumaua! Tanca lì tutti! Spaghetti al sugo? Non ho gli spaghetti. Panino col prosciutto? Non ho il prosciutto. Non ho niente! Pollo arrosto... Non ho il pollo arrosto. Pasta col panino? Allora pasta al sugo? Non è semplice. Cos'hai? Un bicchiere d'aria? Oddio, no, mi sa che mi faccio... Il barbacane solitamente è una struttura di rinforzo ad una recinzione militare, solitamente riferito al cancello armato che protegge dall'esterno. Ciao, buonasera! Chiama il Mac. Non ho voglia di chiamare il Mac. No, mi sa che mi farò tipo un pomodoro. Sono anche dimenticata di scongelare la carne. Sono proprio... Scemotta. Boh, forse vado di fagioli e pomodoro. No, il barbacane è il cane di barbapapà. Esatto. Ma voi avete il cibo da sport e non lo usate. Non ho voglia di ordinare, Albi. Poi arriva tardi e io muoio di fame nel frattempo. Pasta e fagioli piuttosto? Sì. Potrebbe essere un'alternativa. Il cane di barba papà è un cancello. Ho vinto.
Senta, se devo portare sta borchetta che ti tengo dalla settimana scorsa, dillo. Guarda, Rab, per me la puoi pure portare questa borchetta che tanto dici. Buongiorno, coinquilina. Oh, signore, no, no. Poi chi mi fa compagnia? Allora glielo portano a casa, peso a culi. Il cuoio bollito è commestibile. ma compagnia fisica, cioè nel senso un po' diverso. Allora, io salverei, basta, sono veramente fusa. E yes. Sicura che vuoi tenere quel paio di stivali che non usi? Guarda, no, in realtà li uso entrambi i pagli. Perfetto. Molto bene, i pagli. Stavo appunto dicendo i pagli di stivali. Ovviamente. Ha riscattato Scegli un gioco per me, New Game Plus, dire 4, Speedrun, No Hit, Only Pistol, No Merchant e No Kurt Baggi GG. Samu. Grazie, lo faremo sicuramente. Witch sta iniziando a parlare sempre meglio. E non va bene, esatto, no, per carità. Devo ritornare a parlare a monosillabi. Adesso voglio il New Game Plus, dire 4. No, Samu, no. Abbi un minimo di morto il PG per caso? Sì. Se poi parli bene perdi metà dei follower. E vabbè, Albi, pazienza. Lo fermo talmente di sicuro che già ho rimborsato. Grazie, Rob, grazie. Bentornato, Darius. Perdiamo tappo? sì, perché si sa che Tappo è qui con noi perché parlo male. Ok, Rab, proponimi un ride e ci chiudiamo un po' prima. Grazie mille per la serata e buon riposo, cena e buonanotte. Grazie, Rabbit, una buona serata anche a te. E una buona cena, un buon riposo e un buon tutto. Grazie infinite, dolcissimo come sempre. Non ho raid papabili? Molto bene. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. ma Metellino, poi ne parliamo. Fosse solo il parlare male, è vero? Tu sei qui per tanti altri motivi. Me l'hai il corte, io che parlo male. Yes. Buonanotte mentre mangi. Grazie, Albino. Tutti a letto senza... No, che senza cena, che sto morendo di fame. Io vado a proporre le 4 a Sabaco. Ciao, buona serata, guarda tutti ma... Ciao, Sam, ciao, Sam. Le sue capacità di sparo. Sì, ce ne sono tante, assolutamente d'accordo. A domani! No, va bene. E allora, niente, io vi saluto, vi ringrazio. Scusatemi se oggi chiudiamo un po' prima, ma veramente... Sto morendo. E vi auguro un buon proseguimento di serata, una buona cena se ancora non avete cenato e una buona notte, tantissimi sogni d'oro per dopo. Grazie Socio, anche a te una buona serata. E grazie Kurt Baggi, come ti devo chiamare? Gigi, come non, per non dire ogni volta Kurt Baggi Gigi, che è tutti G. Kurt, perfetto, grazie per essere passato. Buona serata a tutti quanti. Ci vediamo domani sempre verso le 18:30. Va bene? Un bacione a tutti quanti. Ciao ragazzuoli.